Benvenuti al mio nuovo tutorial. Oggi impariamo la lavorazione ai granni, o viene anche detta la nostra piastrella della nonna, perché le nostre nonne ci realizzavano dei bellissimi copriletti tutti colorati. È un modello molto versatile perché possiamo realizzare dei copriletti, dei plaid, ma anche le borse, dei portafogli, degli astucci, dei portacellulari. Questo tipo di lavorazione granny può essere quadrata, in questo caso, in questo video vediamo la lavorazione quadrata, ma ci sono anche la lavorazione rettangolare, triangolare, esagonale. Poi mano a mano farò altri video e vi insegnerò le varie tecniche e come realizzarle. In questo video invece noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a realizzare questa mattonella da 15 cm x 15 cm e otteniamo questo bellissimo porta fazzoletti da borsetta. Oppure potete fare questa versione così. Iniziamo la nostra lavorazione granny. Io utilizzerò questi quattro colori. Iniziamo la nostra mattonella granny. Dobbiamo fare il cerchio magico. Come si fa? Pollice e indice si tiene il filo, si arrotola il filo sull'indice, si inserisce il l'uncinetto, si aggancia e si esegue ad eseguire una catenella. Adesso facciamo altre due catenelle. Abbiamo un totale di 3 catenelle perché dobbiamo andare a eseguire le maglie alte. La lavorazione a granny viene eseguita con la maglia alta. Facciamo altre due maglie alte e due, una, scusate, e due. Facciamo 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Tiriamo. Primo giro. In questo primo giro che cosa otteniamo? Otteniamo 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Adesso facciamo le ultime 2 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. In questa maniera. Vedete? Abbiamo 1, 2, 3, 4 gruppi con 4 separati da 4 catenelle. Adesso con delle maglie bassissime, in questa maniera, ci andiamo a portare 2 e 3, ci andiamo a portare all'interno di questo archetto. Però adesso dobbiamo cambiare il filo, quindi come vi ho detto nei tutorial precedenti, come si cambia il filo? Si fa in questa maniera: abbandoniamo il bianco, prendiamo il verde e quando andiamo a fare l'ultima maglia bassissima per entrare all'interno, qui dall'interno, prendiamo il filo verde, lo tiriamo così, eseguiamo una catenella e iniziamo, tiriamo, poi questo lo nascondiamo nella lavorazione, tagliamo il filo in eccesso e abbandoniamo il colore bianco. Cosa andiamo a fare? Una l'abbiamo già fatta, 2-3 catenelle, 2 maglie alte all'interno di questo archetto sottostante, 2 e 3 catenelle, 2
Abbiamo fatto due maglie alte con la 3, con le 3 catenelle iniziali, formano un gruppo di 3 maglie alte. Andiamo a fare, adesso qua stiamo lavorando il primo angolo, quindi facciamo 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle separate, 2 e 3 catenelle, e andiamo a fare sempre in questo archetto 3 maglie alte. Una, due e tre. Adesso facciamo una catenella e passiamo nell'archetto, nell'altro archetto, e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle e nuovamente 3 maglie alte. Una catenella spaziatrice e si va nell'ultimo angolo, e abbiamo lavorato così i nostri 4 angoli. Una catenella, chiudiamo con un punto bassissimo e con 3 punti bassissimi, così 1, 2 e nel terzo ci dobbiamo portare in questo archetto, però dobbiamo sempre cambiare il filo, mettiamo il colore giallo. Quindi abbandoniamo il verde e prendiamo il colore giallo. Quindi, come ho detto, abbandoniamo il verde, mettiamo il colore giallo, agganciamo il filo giallo in questa maniera e lo facciamo passare in così. Facciamo una catenella, tagliamo il filo verde, e adesso li sto lasciando dietro, però poi vanno nascosti nella lavorazione. E adesso procediamo a lavorare con il filo giallo. Allora, una catenella l'abbiamo fatta, altre 2 catenelle per alzarci il lavoro, 2 maglie nell'angolo, vanno fatte sempre la stessa la sequenza, 3 maglie alte, 3 catenelle, 2 e 3, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso una catenella, qui adesso al centro abbiamo un archetto, ci andiamo a lavorare una catenella, sempre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 3 maglie alte. Nell'angolo dovete sempre lavorare questa sequenza, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3. Poi fate sempre una catenella e vi andate al centro, sempre 3 maglie alte.
La lavorazione grani avviene con 3 maglie alte. Una catenella e continuate così. Nell'angolo fate 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Qua fate 3 maglie alte e ripetete per tutto il giro. Arrivate alla fine del terzo giro, facciamo sempre le nostre 3 maglie bassissime in modo da portarci all'inizio dell'archetto. Quindi puntiamo l'uncinetto, abbandoniamo il giallo e prendiamo il viola. Fatte le nostre 3 maglie basse, andiamo ad abbandonare il filo giallo, agganciamo il filo viola, quindi passiamo il filo giallo così, agganciamo il viola e lo tiriamo. Uno, due e tre. Andiamo a tagliare il filo giallo, poi li sistemo dopo i fili, e facciamo, questa equivale alla nostra prima maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, sempre nell'angolo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, 3 maglie alte all'interno dell'archetto sottostante, 2 e 3. Questa lavorazione si può continuare all'infinito, sempre utilizzando lo stesso schema, 2 e 3. Continuate a lavorare così per tutto il giro. Quindi nell'angolo fate sempre la sequenza 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e poi quando vi incontrate gli archetti sottostanti fate, separate da una catenella e lavorate l'archetto sottostante. Arrivati alla fine del quarto giro fate sempre le 3 maglie basse per portarvi all'interno dell'archetto, lasciate il filo viola e riprendiamo il filo bianco. Sempre con lo stesso metodo, puntiamo l'uncinetto all'interno dell'archetto, lasciamo il filo viola, agganciamo il filo bianco, e facciamo una catenella, 3 catenelle, 2 e 3, tagliate il filo viola ed eseguite 2 maglie alte, perché le 3 catenelle vanno a sostituire la prima maglia alta, tre catenelle e 3 maglie alte, e ripetete, continuate sempre per tutto il giro, sempre con la stessa modalità. Negli angoli fate 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e sui lati una catenella, e lavorate nell'archetto sottostante che si presenta, 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E lavorate così per tutto quanto il giro. Abbiamo finito anche il quinto giro. Adesso facciamo il sesto giro sempre con la stessa modalità. Alterniamo i colori fino a dobbiamo arrivare, per poter fare il nostro portafazzoletti, dobbiamo arrivare ad una mattonella di 15 cm x 15 cm.
Quindi io continuerò ad alternare adesso ho fatto bianco, lo farò verde, alternando i colori fino ad arrivare a 15 cm. Terminata la nostra mattonella granny, dobbiamo andare a realizzare il nostro porta fazzoletti. E come fare? Dobbiamo andare a cucire dei bottoni, io ho questi, sui due lati in questa maniera del nostro della nostra mattonella. Quindi attacchiamo il bottone su questo lato, noi ci rivediamo dopo. Attaccati il bottone, voltiamo la nostra mattonella in questa maniera e i bottoni li abbiamo così, li trovate? Perfetto. Adesso prendiamo il nostro pacco di fazzoletti, li mettiamo in questa maniera. Posizioniamole così, calcoliamo quindi il primo gruppo, il secondo gruppo, all'inizio qua del terzo gruppo iniziamo la nostra lavorazione. Dobbiamo andare a chiudere, a fare un bordino per chiudere. Come fare? Prendiamo il filo bianco, sì, perché ho fatto dopo il viola, ho attaccato il bianco, perfetto. Allora prendiamo il filo bianco, andiamo a prendere il filo bianco, togliamo i nostri fazzoletti, posizioniamo il filo nell'uncinetto, tiriamo, allora ci andiamo a posizionare, guardate, il primo gruppo, secondo gruppo, la prima maglia alta del terzo gruppo, così. Facciamo la nostra catenella, una catenella, e andiamo a lavorare di maglia bassa fino alla prima maglia alta del terzo gruppo. Quindi facciamo tutte maglie basse, adesso qui nell'angolo andiamo a fare due maglie basse, una catenella, due maglie basse, e continuiamo a lavorare le nostre maglie basse. Arrivate qua e fate la maglia bassa. Adesso ci troviamo in questa maniera, dobbiamo andare ad attaccare la nostra, abbiamo detto, andiamo ad attaccare il lavoro sulla prima, maglia del primo, del terzo gruppo di maglie alte. Quindi puntiamo l'uncinetto, eseguiamo una maglia bassa, giriamo il lavoro e continuiamo a lavorare le nostre maglie basse per tutto il giro fino a qui. Ricordatevi che nell'angolo dovete fare due maglie basse, una catenella, due maglie basse. Effettuato il nostro bordino, puntiamo l'uncinetto e andiamo a chiudere. Chiudiamo con una maglia bassissima, tagliamo il filo, chiudiamo il lavoro e nascondiamo il filo nella lavorazione. Adesso dobbiamo andare a fissare il lavoro, questi ventaglietti al lavoro. Ecco qui il nostro porta fazzoletti da borsetta è terminato. Guardate quanto è bello, questa sembra, come è venuto, sembra una primula. Ho fatto anche quest'altra versione, un po' più piccolino. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande non esitate a contattarmi scrivendo nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato il mio video.